Serve un Ateneo nuovo che sappia affrontare le sfide del terzo millennio. È il pensiero di Gianni Bidini, preside della Facoltà di Ingegneria, che ha presentato la sua candidatura a rettore dell'Università degli Studi di Perugia. Dobbiamo costruire un oggetto che non c'è, perché dobbiamo costruire l'Ateneo del terzo millennio che partirà dalla consapevolezza sia degli errori fatti in questi anni, sia delle cose che potevano andare meglio, ma sia anche dei punti di forza. Il rischio in questo momento è di pensare soltanto che tutto va male, che tutto è da rifare, tutto è da buttare via, creando quindi una fase di sfiducia, una fase di pessimismo. Invece credo sia il momento di dire ad alta voce che l'Ateneo di Perugia ha delle ottime caratteristiche, è un ottimo Ateneo e è un Ateneo in cui è veramente opportuno iscrivere i giovani, perché può dare a loro un futuro. Dobbiamo investire sulla ricerca di base, far crescere la ricerca di base e nel contempo dobbiamo far crescere il trasferimento tecnologico. L'Università di Perugia deve essere sempre più inserita nel territorio, sempre più essere percepita dal territorio come il motore che può aiutare a livello di crescita economica, di ripresa, di sviluppo e di occupazione. Un Ateneo, quello pensato da Bidini, che deve anche saper riscoprire le proprie radici per guardare al futuro e che per avviare il suo rinnovamento deve puntare sulla ricerca, così come sulla didattica. Credo che dobbiamo soprattutto puntare su un progetto forte di orientamento e tutoraggio che aiuti i nostri giovani a scegliere l'Università di Perugia, e questo vuol dire anche comunicare l'Università di Perugia anche fuori Perugia. Noi abbiamo dei bacini, classicamente del Sud Italia, che erano dei bacini forti del nostro Ateneo, che in questi anni abbiamo perso, quindi dobbiamo porci il problema seriamente di che cosa possiamo fare per incrementare il sistema. Pensa a un'università aperta, Bidini, in cui è fondamentale il dibattito e la condivisione delle scelte, ed è per questo che ha attivato il sito giannibidini.it, strumento pensato per avere un contatto e un confronto con colleghi e studenti, con cui condividere progetti culturali e proposte.